Allora, buonasera a tutti. Oggi appunto vi parlerò di Neanderthal e Sapiens e la loro presenza nelle grotte in due grotte del Parco Nazionale del Cilento. Allora, intanto cominciamo subito a definire il tempo in cui si sono svolti, il periodo in cui si sono svolti i fatti che andremo a raccontare. Siamo orientativamente fra 50.000 e 35.000 anni da oggi, quindi siamo in pieno stadio isotopico 3, un periodo che in Europa ha visto un alternarsi molto denso di cambiamenti climatici ed ambientali, che in sintesi alternavano soprattutto ambienti o di steppa prateria arborata e quindi con climi abbastanza aridi, alternati con momenti più temperati dove la copertura boschiva si espandeva. Quindi alternanze molto veloci e molto frequenti in questo periodo. Lo testimoniano sia i carotaggi isotopici, infatti su appunto valutati con gli isotopi dell'ossigeno e anche spettri pollinici. Vediamo uno spettro pollinio dal lago Grande di Monticchio, per quanto importante per quanto riguarda il Sud Italia, in cui vediamo un'alternanza di fasi in cui si ha un'espansione di graminace, di erbe da ambiente aperto e intervallate appunto da espansioni invece di querceti o di vegetazione più boschiva. In quel periodo, diciamo, come vedete sulla sinistra, avevamo anche una situazione dell'Adriatico un po' diversa, che aveva la linea di costa a meno 70 metri rispetto a quella attuale. Quindi un periodo caratterizzato da molte fluttuazioni, da molti cambiamenti anche repentini, relativamente repentini. Lo studio nostro si basa ha come obiettivo principale vedere come il comportamento umano e come le metodiche di insediamento e di sussistenza sono cambiate, si sono diversificate nei vari gruppi umani in questi diversi momenti. Questo momento, inoltre, è particolarmente importante perché in questo periodo si ha in Europa, importantissimo nell'evoluzione umana in Europa, in quanto si ha l'estinzione dei neandertaliani che verranno sostituiti appunto dall'uomo moderno che arriva in Europa dall'Africa. Quindi in questa comunicazione per parlare di questi diversi periodi ci riferiremo soprattutto ai tecnocomplessi, alle industrie litiche prodotte da questi gruppi umani e quindi abbiamo il Musteriano che riferibile esclusivamente all'uomo di Neanderthal, parleremo di Uluziano, invece un tecnocomplesso, diciamo, di transizione, poi molto, insomma, vedevano molto di transizione, che è riferito invece all'uomo moderno, e il Proto-Lignaziano ancora riferito all'uomo moderno in una fase più recente. Allora, diciamo, per cominciare a capirci qualcosa in questi vari tipi di comportamento umano, le grotte di cui parleremo oggi sono importantissime, sono dei caposaldo per lo studio appunto del MIS-3, del periodo che andiamo ad analizzare. Quindi descriviamole un attimo: la prima è la grotta di Castelcivita, la grotta di Castelcivita che si trova a piedi dei Monti Alburni, per chi conosce la zona tra questi e il fiume Calore, a circa 90 metri sul livello del mare e a 20 km dalla costa attuale. E la sua stratigrafia appunto riguarda pienamente il periodo del MIS-3. Abbiamo nella parte inferiore un strati del tardo mosteriano di occupazione neandertaliana, poi superiormente dei strati uluziani, datati a circa 41.000 anni da oggi, e poi i proto-lignaziani, appunto riferibili ancora all'uomo moderno. Chiude il tutto un'ignimbrite campana, che è un tuffo appunto di eruzione vulcanica che è attestata sui 39.000 anni più o meno da oggi.
E allora, siccome io mi occupo, come stavo già detto, dello studio dei resti faunistici, soprattutto di macrofauna, vediamo la prima informazione su Castelcivita che possiamo ottenere, chiaramente quella di tipo ambientale. Allora, nell'ultima parte del Mosteriano, in questa grotta, l'ambiente intorno doveva essere contraddistinto da una buona copertura boschiva e un clima temperato umido, lo testimoniano la grande quantità di resti di cervidi, soprattutto il daino. Poi abbiamo anche qualche informazione, appunto, pubblicata da Masini e da Bazzi nel 97, che testimonia la presenza anche di micromammiferi come la Podemos. Quindi siamo in una fase temperata, umida. La cosa cambia salendo sulla stratigrafia, quindi nel più tardo, l'ultimo proprio Musteriano, si assiste a un inaridimento del clima, eh? E quindi le coperture boschive cominciano a mancare e si ha lo sviluppo di praterie e praterie arborate, dove animali come il cavallo, adattati ad ambienti più aperti, cominciano a diffondersi. Ne troviamo quindi molti resti nel Luluziano, eh? Qui la situazione appunto cambia. E anche tra i micromammiferi, si ha appunto un cambiamento verso, ad esempio, verso Microtus arvensis. Questo inaridimento, come si vede dal grafico, si stabilizza ed è molto forte nel primo proto-Orignaziano a Castelcivita, e in verità poi nell'ultima parte si ritornerà ad ambienti più temperati, ad acclimi più temperati umidi e alla nuova diffusione dei cervidi. Appunto, questa alternanza è già molto ben visibile, questa densa alternanza di cambiamenti. In tutta la stratigrafia ve l'ho portata, ve l'ho messa in grande nelle figure, tutta la stratigrafia è caratterizzata da resti della iena macchiata. È importante definire questo per i discorsi che faremo successivamente. Ci sono anche studi fatti sui resti faunistici da Fiore e altri nel 2010, pubblicati nel 2019 su Quaternary International. Allora, i risultati sono molto in linea con quelli visti per i macromammiferi. Abbiamo nel Musteriano una buona quantità di resti di gracchio alpino e gracchio corallino, che nidificano appunto in zone rocciose, ma abbiamo anche anatidi, e quindi evidentemente in questo Musteriano anche porzioni di ambiente umido, in presenza di acqua. Poi abbiamo Coturnice, che magari è più anch'essa più adatta ad ambienti aperti, e poi elementi boschivi come gufo e tordi. Come si è visto nei macromammiferi, salendo nella stratigrafia durante l'Uluziano si può vedere un cambiamento verso le zone più aperte, ed è il momento in cui si diffonde, ma abbiamo più resti di, ad esempio, di Columbella, adattata appunto ad ambienti più aperti. Nella fase iniziale del finale dell'Uluziano, nella fase iniziale del proto-Orignaziano, si hanno resti, a testimonianza dell'inaridimento e del raffreddamento del clima, anche di specie che ad oggi nidificano nella tundra artica, come il furlo, per esempio. Per quanto riguarda invece Grotta della Cala, Grotta della Cala si trova nella spiaggia, una bellissima spiaggia di marina di Camerota. Si apre in un cliff calcareo proprio sulla spiaggia, linea di costa che invece durante il Mistre deve essere stata anche a 5 km dall'entrata della grotta. Appunto, questa aveva una spianata molto grande davanti. E la Grotta della Cala ha ben due serie stratigrafiche, una interna e una più piccola ma molto interessante in prossimità dell'atrio, e questa che ci interessa di più in quanto ha strati proto-orignaziani e uluziani. E allora anche qui definiamo un po' il clima, e focalizzandosi sulle strati uluziani e proto-orignaziani, e in ambedue i casi qui dominano ancora cervidi, daino e cervo. Quindi abbiamo sicuramente un'attestazione di presenza di ambienti boschivi, ma vedete che sia nell'Uluziano che nel Proto-Orignaziano abbiamo anche specie di ambiente aperto. Evidentemente queste trovavano
trovavano un buon luogo di espansione davanti alla grotta. Dobbiamo pensare infatti a un territorio articolato per Grotta della Cala. E la spianata di fronte per animali di ambiente aperto nei primi boschi dietro la grotta sul promontorio gli elementi boschivi dei cervidi e poi nelle zone più alte del promontorio del Cilento, nelle zone rupicole, Stambecco, i caprini, quindi Stambecco e magari più in basso Camoscio. Pochi sono i resti di altre specie, come ad esempio i roditori, ma importante invece, la presenza di carnivori. E tra questi un grande carnivoro è il leopardo, trovato molti resti di questo animale sono trovati negli strati uluziani, un po' meno in quelli proto-regnaziani. Allora, gli studi archeozoologici che faccio io con i miei colleghi, sono volti a capire quali sono le diverse tecniche, se ci sono diverse tecniche di sfruttamento degli animali da parte di Neanderthal e dell'uomo moderno. Ed effettivamente vi mostrerò come nel sud Italia, perlomeno, noi abbiamo trovato delle differenze sia nelle strategie di caccia, sia nelle strategie di sfruttamento delle carcasse. E Grotta di Castelcicala e Grotta della Cala sono dei protagonisti in tutto questo. Ecco, questi sono i siti che da anni studiamo, siamo partiti diciamo, dal lato Adriatico e poi stiamo inserendo con dati sempre più ampi anche Grotta Castelcifida e Grotta della Cala, quindi abbiamo analizzato sia insediamenti del Paleolitico superiore e del Paleolitico medio e confrontato i campioni faunistici che si sono in essi accumulati durante l'occupazione di Neanderthal e di Sapiens. Allora, il primo interessante dato viene in prima istanza, è arrivato dall'esame dei siti pugliesi, in cui si è visto che i resti delle prede cacciate dall'uomo di Neanderthal erano riferibili soprattutto ad animali di età avanzata, di adulti e senili. Anche il caso dell'Uro, a Grotta Santa Croce, un insediamento appunto pugliese dell'uomo di Neanderthal, e lo sconosciuto che si trova, un riparo che si trova a Taranto. Quindi, animali cacciati soprattutto senili ed adulti è una strategia di caccia che non ci dà un profilo di età di abbattimento di animale che non è né quello catastrofico, diciamo, di una popolazione di animali che non subiscono predazione, né quello tipico di grossi carnivori, come per esempio felidi, che appunto abbattono giovani o gli animali più vecchi. Neanderthal ha proprio questa strategia di caccia all'interno dei branchi molto, molto particolare. E si differenzia da quello che sempre in Puglia troviamo negli insediamenti di Homo sapiens, in cui i resti ci dicono invece che gli animali abbattuti, al di là delle specie, erano soprattutto riferibili, diciamo, a subadulti e anche adulti, ma non c'è comunque un picco di animali abbattuti in più avanzata età, come in Neanderthal. Allora, Grotta della Cala e Grotta Castelcivita, come sono messe da questo punto di vista, dato che parliamo di quello? Allora, stiamo cominciando a guardare i dati e effettivamente si inizia già a vedere, questo è il caso dell'uomo moderno in queste due grotte, le prede cacciate, a Grotta della Cala, le prede maggiormente cacciate erano i cervi e i dati preliminari già ci fanno vedere come questi erano soprattutto individui giovani o subadulti. Lo stesso succede a Grotta di Castelcivita, dove abbiamo resti soprattutto di prede cacciate, soprattutto in età giovanile, quindi che si differenziano dalle strategie di caccia di Neanderthal. Siamo spinti oltre e l'altro dato importante che abbiamo ottenuto è
il fatto che Neanderthal e Sapiens si differenziavano probabilmente non solo nelle strategie di abbattimento delle prede, ma anche nello sfruttamento delle carcasse una volta che queste vengono trasportate al sito, cioè nel luogo della macellazione. Questa è la stratigrafia di Grotta del Cavallo, siamo sempre nell'Adriatico, però tutto è partito di lì, in cui abbiamo strati del Paleolitico medio neandertaliani e strati uluziani che coprono che chiudono questi strati del Paleolitico medio. Quindi siamo andati a fare un confronto intrasito e abbiamo notato che nel campione osseo musteriano abbiamo una carenza di elementi come falangi, sesamori, carpali e tarsali, elementi molto piccoli che spesso sono facili da determinare, quindi anche da trovare. E che sono caratterizzati da una grande frazione di spugnosa e quindi di grasso scheletro. Questo non accade negli strati uluziani che invece interessano, che sono riferibili all'uomo moderno, in cui questi resti vengono ritrovati anche in buone quantità. Da precisare che in questo contesto non abbiamo tracce di intervento della iena macchiata, vedremo che questo è importante. Quindi tutto quello che sta accumulato, con le sue mancanze, è riferibile solo all'azione dell'uomo e si differenzia fra Neanderthal e Sapiens. Allora abbiamo fatto dei confronti anche tra siti, quindi non solo intrasito, ma tra siti musteriani o perlomeno strati musteriani e strati del Paleolitico superiore, e qui finalmente appare Grotta della Cara di cui parliamo oggi, con i suoi strati uluziani e aurignaziani, e si mette praticamente si pone le percentuali carpali, tarsali, sesamoidi e falangi si pongono con quantità molto simili a tutto il resto dei siti riferibili al Paleolitico superiore. Quindi si mantiene in questo caso questa differenza di trattamento evidentemente delle carcasse che ha portato a un differente accumulo di resti tra Sapiens e Neanderthal. Chiaramente in tutti questi siti non si registra impatto di grossi carnivori. Tutto quello che abbiamo detto finora riguarda elementi riferibili a identificabili come specie, e ci sono chiaramente nei nostri campioni anche molti frammenti che non sono riferibili tassonomicamente, cioè a gruppi tassonomici precisi, ma possiamo comunque evidenziare che queste differenze nella mancanza di elementi spugnosi, che in questo caso possono essere riconosciuti in epifisi e nei frammenti appunto di spugnosa, sono assenti, sono in quantità molto, molto ridotte negli insediamenti musteriani, negli insediamenti invece nei campioni riferibili all'Homo sapiens, l'Uluziano per esempio, aumentano, così come rimangono in buone quantità nel Paleolitico. O nel Paleolitico superiore. Quindi la mancanza di spugnosa riguarda sia le parti determinabili a livello di specie, sia le parti, i frammenti non determinabili a livello di specie, ma determinabili a livello di parte scheletrica. E questi sono i risultati, gli ultimi risultati. Chiaramente non stiamo allargando i campioni, e Castelcivita e Grotta della Cala sono all'interno di questo progetto di studio, e anche loro esprimono queste differenze di presenza scheletri nei campioni neandertaliani e di Sapiens. Questo è Castelcivita musteriano, in cui i carpali e tarsali hanno queste percentuali che in questo caso, poi vedremo perché, non sono molto dissimili da quelle che troviamo nella stessa grotta riferibili all'Uluziano, cioè all'uomo moderno. Mentre per quanto riguarda la cala, abbiamo solo dati riferibili all'Homo sapiens, che sono in linea con quelli che ritroviamo riferibili all'uomo moderno negli altri siti pugliesi e del Cilento. Questo è quello che riguarda nuovi dati, invece ancora allargando il campione indeterminato, e anche qui abbiamo
come Novodato, Castelcivita, gli strati mosteriani, troviamo nel campione indeterminato una bassa presenza di queste parti spugnose che si avvicina molto ai campioni anditaliani della Puglia, da cui è partito tutto, diciamo, e si discostano appunto da quelli del Paleolitico superiore riferibili all'Homo sapiens. Perché vi dicevo della Crocuta? Perché il problema di Castelcivita e della Cala è che, soprattutto di Castelcivita, come vi ho detto, la iena macchiata era presente in tutta la stratigrafia e come sappiamo, come saprete, questi grossi carnivori masticano, consumano soprattutto le parti spugnose, delle ossa, quindi anche i carpali, i tarsali o, se no, o appunto le epifisi, e quindi possono avere un po', diciamo, inquinato il nostro campione. Bisogna stare attenti quindi a tirare delle conclusioni. Allora, il nostro lavoro attuale, come dato che Castelcivita è un importante sito per questo confronto tra Sapiens e Neanderthal, cercare di all'interno dei tagli, delle piccole porzioni degli strati di Castelcivita, appunto i tagli, questi numeri arabi, contestualizzare un taglio che in cui il campione è stato accumulato solo dall'azione umana e quindi laddove non troviamo segni di masticazione di questa iena. Cerchiamo e speriamo di trovare questi contesti, questi piccoli campioni, quando non siano molto piccoli, salvi dall'azione di iena che ci rispecchino solo l'azione umana. Finisco con parlare anche un po' della tafonomia che è stata fatta sui resti della fauna di Castelcivita, che anche quella pone un po' delle differenze sullo sfruttamento di Neanderthal e Sapiens delle risorse animali. Allora, sono gli strati mosteriani dove non si hanno molti, come è stato pubblicato da Fiore e l'altro nel 2019, ci dicono che i risultati non sono molti gli interventi, diciamo, le tracce antropiche trovate su questi resti, anche se abbiamo dei cut marks interessanti su un'ulna del gracchio corallino per estrarre probabilmente le piume da utilizzare chiaramente non a scopo alimentare, e poi altre tracce su altre specie, questa volta però a scopo alimentare. Però non sono molte, aumentano a livelli dell'Oluziano, in cui l'impatto dell'uomo sugli resti sulle carcasse di uccelli è maggiore. In particolare questa è stata ritrovata sulla diafisi di un omero di un falco sobbuteo, alcune strie che sembrano appunto non legate all'azione di recupero chiaramente di carne, quindi sfruttamento uso alimentare, ma per il recupero di penne per utilizzi diversi. Il proto-rignaziano vede un calo, gli studiosi ci dicono che vede un calo dell'impatto umano sui resti di avifauna, ce ne sono, ma molto meno, invece qui aumentano i segni di piccoli medi carnivori che appunto possono avere partecipato all'apporto di resti di avifauna nella grotta, e che quindi non devono distrarre dal valutare le strategie di sfruttamento degli animali da parte dell'uomo. Beh, io ho concluso, sono È così, stato rapido. benissimo.